si dovrebbe vedere davanti Palombara Sabina. Avvicinamento alla macchina. Ecco la Palombara. Andiamo marcia. Ecco voi Palombara Sabina. Oggi passiamo dal muro di Palombara, con tutto il rispetto del caso, vince il primo strappetto. Questo era il 12. Qui stiamo salendo all'8%, anche se non sembra. Ci dice di bere. Davanti c'è il muro. L'acqua inizia rimpettata. Attacca. Vabbè. Non so per quanto tempo riesco a farla con una mano sola. Dodici. Quattordici, quindici, cerco di farla 16 con la mano, 17, 18, dato lo stato di forma, i battiti stanno alle stelle. Fatta così tira parecchio il bicipite femorale. Ho deciso di filmarla.
quindi tutta con una mano. E vabbè, è andata. La lumbara. Tramonto ci sarà le 4:54, ora sono le 3:54, abbiamo un'ora per il rientro. Temperatura 12,6 gradi e il resto sono i dati del GPS. Stata schermata, abbiamo la condizione della performance in questo momento, attività anaerobica da una scala da 1 a 4 divisa in decimi, poi abbiamo la frequenza respiratoria e l'EPOC, che praticamente è il consumo d'ossigeno. Poi questa è la schermata da Alberni Meridia che c'è dall'altitudine e diciamo le pendenze insomma sul percorso. Questi sono i watt espressi in questo momento, pochi perché abbiamo un rapporto lungo. Massimo cambio. Qua dopo di che un'altra schermata della mappa, schermata di dinamica di ciclismo, TSS, TSS, IF e calorie bruciate fino a questo momento. La barra sotto la potenza, NP, potenza normalizzata. Questi sono i dati sul cambio, 52,13. Questa è frequenza cardiaca, abbiamo una macchina in coda, per puntino una macchina in coda, potenza espressa, cadenza, pendenza, siamo in piano a 40 orari, 41, 42, sotto c'è il tempo e i chilometri coperti fino adesso.
siamo a 43 orari, adesso con una leggera negatività a scendere. E tra un po' da Marcellina scendo giù a Guidoni. Guidonia. Oggi è giretto tranquillo. Abbiamo fatto un 2 ore. Seguito a 70 km.